innanzitutto il novello è il vino, diciamo così, della stagione della nuova vendemmia e quindi visto che la giornata in cui si può iniziare a vendere e ad aprire il vino novello è la mezzanotte del 30 di ottobre, consigliamo sicuramente un abbinamento con i piatti tipici di questa stagione. Quindi, a parte il tradizionale accostamento con le castagne, si può anche accostare a, diciamo, a dei piatti della tradizione, come ad esempio degli arrosti di carne, magari con appunto delle castagne o dei chicchi di uva come salsa, e comunque anche dei piatti che hanno, diciamo così, una nota anche un po' più dolce. Possiamo anche dire che nella tradizione abruzzese questa festa popolare che richiama il santo è molto sentita, tanto è vero che nel comune di Scanno si fanno dei grandissimi fuochi e si fa a gara per chi fa il fuoco più grande proprio in questi giorni in cui si dice l'estate di San Martino, perché ci sono, diciamo, delle situazioni a livello meteorologico che richiamano l'estate. Non mai come quest'anno, devo dire che è stata una stagione molto calda. Il nostro novello è fatto con uve Montepulciano in prevalenza e altri vitigni a bacca nera, e tra cui il Merlot. È un vino giovane, è un vino fresco, un vino da consumare giovane, ad una temperatura che deve essere tra i 12 e i 14 gradi, e si abbina, oltre che alle famose castagne caldarroste, anche a dei piatti della nostra tradizione, quindi anche degli arrosti, ma anche delle pietanze con delle note dolci.